Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi makeup tutorial su questo trucco qua che sto indossando in questo momento. Ma dai, sì, sempre questo, eh? È un trucco velocissimo, veramente facile da realizzare, lo possono realizzare tutti quanti. È un trucco perfetto quando si ha pochissimo tempo, magari decidiamo all'ultimo momento di uscire, dobbiamo andare, non lo so, una serata fuori o non lo so. Scegliamo di fare un trucco un pochino sbrilluccicoso, nel senso sono tutti ombretti abbastanza iridescenti, con una sola palette oltretutto, perché è questa qua della Be Chic, che costa una 15 euro. E io sinceramente mi sono innamorata della qualità di questi ombretti, secondo me sono molto molto buoni. Polverosi un pochino, però sono molto molto buoni, e ottimo è anche il primer, veramente, perché li sto provando già da un po', da un paio di settimane tutte, anzi anche di più, forse un mese. E mi piace veramente molto, quindi magari se la trovate in un negozio dategli un'occhiata, perché sono veramente delle palette e comunque dei prodotti abbastanza validi, mi piacciono e hanno un buon rapporto qualità-prezzo, quindi presto vi farò anche le recensioni. E cosa volevo dire? Sì, che questo trucco qua è facilissimo, quindi è adatto a tutte quante. Nulla, è un pochino sui toni dell'azzurro, io raramente uso l'azzurro perché trovo che non mi stia proprio bene, però ho usato l'argento, ho usato un blu scuro, quindi non è azzurro, è blu scuro, quindi non è azzurro, scherzavo. Va bene, basta, mi sa che è il caso che vi lasci al tutorial, io spero che comunque questo video vi piaccia e ci vediamo prestissimo nel prossimo. Un bacione, ciao! Allora, come vi ho detto prima, ovviamente vi ho detto qualche secondo fa, questo trucco qua lo realizziamo soltanto con la palettina Be Chic, questa qua, che è The Little Chic Palette. Ed è una palette composta da, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ombretti e un primer per gli occhi. Quindi questo qua è un ottimo primer, cioè io ho anche il primer singolo della Be Chic perché mi hanno inviato diversi prodotti da provare. E questo è un buon primer, veramente, mi ci trovo veramente molto bene, quindi in questa palettina qui è molto comodo, secondo me. E ci sono questi 5 ombretti, sono tutti iridescenti, quali più, quali meno, chi più, chi meno, anzi. Soprattutto questi qua due, l'argento e il bianco, sono particolarmente shimmer, e gli altri sono lievemente iridescenti. Utilizzeremo un pochino, sicuramente il primer, un pochino del bianco, un po' dell'argento e questo blu scuro scuro. Poi avremo modo magari di provare anche questo verde perché è bellissimo. Anzi, vi faccio vedere uno swatch velocissimo. Veramente bello, 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 bello. Quindi adesso comunque iniziamo col tutorial. Quindi vado a stendere sulla palpebra mobile superiore, sulla palpebra mobile, sulla palpebra fissa e anche un po' sotto di primer per omogenizzare tutto. E col pennellino shader del set Very Croc di Zoeva vado a prendere l'argento. E lo sfumo appena appena verso l'esterno. Sempre dal set di Very Croc, lo smudger di Zoeva, vado a prendere il blu scuro invece e vado all'attaccatura delle ciglia, scurendo. Mi allungo col blu lievemente verso l'esterno e vado al di sotto delle ciglia e vado poi con l'argento a completare l'occhio. Adesso vado a prendere il bianco, quindi quello più shimmer di tutti assieme all'argento, con il pennello 3 dell'Egizia, che è molto piccolino, e vado a creare il punto luce all'interno dell'occhio, cioè il punto più interno esterno dell'occhio. Porto un po' con l'argento e lo porto un pochino verso il basso e poi con l'argento sempre vado sotto l'occhio. Adesso vado a prendere un bianco opaco, lo vado a prendere dalla palette degli elegantissimi di Neve Cosmetics con il pennello numero 12 dell'Egizia e vado a creare il punto luce sfumando ovviamente il bianco con l'argento steso precedentemente. Vado all'interno dell'occhio con la matita 09 Multiplay della Pupa. Piegaciglia, questo qui è quello piccolino piccolino di MAC. Mascara. Allora, il mascara che utilizzo oggi è lo Shocking dell'Yves Saint Laurent nella colorazione numero 4 perché è tendente al blu. Siccome questo trucco qui è tendente al blu, ci sta veramente molto bene. È comunque una colorazione molto molto particolare, quindi veramente veramente bello.
fondotinta. Allora, vado con lo Studio Fix Fluid nella colorazione NC20 e il pennellino della MAC numero 130. Ho anche quello più grande, però con questo mi trovo molto bene perché riesco a fare anche le correzioni nei punti un po' più piccoli, quindi vado su tutto il viso con questo fondotinta. Con il fondotinta andiamo ovviamente a uniformare tutto il colorito della pelle, ma successivamente con un correttore vado a terminare il trucco in maniera abbastanza precisa sotto agli occhi. Quindi per adesso andiamo semplicemente a uniformare il colorito. Ok, adesso vado col correttore, pennellino SS252 della Sigma con un pochino di Studio Finish Concealer della MAC nella colorazione NV20 e un pochino di Skin Color System Foundation, sì, vabbè, insomma, i grassi, i correttori grassi dell'Egizia nella colorazione 19. Adesso vado a prendere il Pointed Foundation Brush della Real Techniques e vado a sfumare il fondotinta con l'ombretto al di sotto dell'occhio. In questa maniera qua. Adesso vado col Multitask Brush della Real Techniques e la Cipria 01 della linea Origami di Kiko e opacizzo il tutto. Ridefinisco le sopracciglia con l'Instant Brow Pencil della Benefit nella colorazione più chiara di tutte, quello proprio per le bionde. Scalping Kit della Makeup Forever nella colorazione numero 2. Vado a utilizzare questo ovviamente come illuminante e questo come contouring, quindi come terra sotto allo zigomo. Prima con questo qua che è il pennello Blush Brush della ELF, creo il punto luce sullo zigomo, e giro il pennello, contouring. Labbra, vado con il rossetto della Shiseido, il Perfect Rouge, nella colorazione 341 ed è un bel colore aranciato, però abbastanza naturale, rosa aranciato naturale. Ragazzi, il trucco termina qua, è velocissimo, facile veramente da realizzare, ci mettete poco tempo veramente, quindi magari per una serata in cui siete super di fretta potrebbe essere il trucco giusto. Io spero che vi piaccia e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, vi mando un bacione, ciao! Alice, 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 ecco.